spiegarci quelle che erano le delibere tecniche e ciò che prevedeva il bilancio. Si è parlato dei debiti fuori bilancio che chiaramente hanno un po' caratterizzato questi 5 anni, ma perché chiaramente la legge oggi prevede di riconoscerli in consiglio comunale e quindi noi, rispettando la legge, ogni consiglio cerchiamo di rispettarla. E mi sento anche in dovere di ringraziare l'assessore che in questi 4 anni e mezzo è stato assessore al bilancio e quindi ringrazio Andrea Traini perché credo che abbia fatto un lavoro egregio nel supportare e sopportare determinate volte anche le mie richieste come consigliere e ringraziamento all'ultimo chiaramente assessore al bilancio Gianluigi Pepa che ha portato diciamo, l'ultimo atto per poi chiudere il mandato. E poi va diciamo, la visione politica di quello che vogliamo dare a una città e io su questa questione voglio dire che questo mandato è stato caratterizzato da due eventi importanti a cui nessuno ha fatto riferimento, tolto il consigliere Antimo Di Francesco che ha parlato della pandemia che abbiamo vissuto in questi ultimi tempi e del terremoto che ha colpito la nostra provincia, quindi due eventi prettamente importanti che hanno segnato abbastanza il nostro mandato. Ora si apre quello che è la campagna elettorale, quindi è inutile stare a parlare di promesse e di quello che si farà perché ci saranno i programmi elettorali che parleranno per noi, quindi parliamo di ciò che è stato e ciò che lasciamo alla città. Chiaramente le opere pubbliche che sono sotto gli occhi di tutti, li hanno elencati i miei colleghi consiglieri di maggioranza, non sto qui a ripetermi. Una sicuramente mi sta a cuore perché con una mia interrogazione diciamo, è stato messo i fari della discussione sotto il punto di vista dei ponti di Via Piemonte e il ponte del Lungomare, dove per anni si è fatto finta di non vedere e ora finalmente c'è un fondo di bilancio e c'è una progettazione in atto. Questo va a valorare quello che noi abbiamo sul nostro territorio e va anche, secondo me, nella direzione della buona amministrazione, quella che ci siamo sempre dati 5 anni fa come indirizzo, per valutare e capire quali sono le criticità che ci sono in città. È chiaro che degli errori ci sono stati, io sono stato uno dei primi a diciamo, chiedere spiegazioni quando non capivo o non riuscivo a comprendere la valutazione dei fatti. Sul project io non ho partecipato alla votazione perché chiaramente credevo nel fatto del dialogo nei confronti delle società sportive che vivono quell'impianto. Oggi purtroppo per via di cose chiaramente si è chiuso anche per tutela di quelle persone che ci lavorano e ci fanno sport all'interno della struttura. Io credo che da qui bisogna ripartire e si deve ripartire come comunità. Quindi tutti quanti insieme dobbiamo lavorare e dovremo lavorare per portare avanti, per far rivivere la nostra città per quelle, diciamo, per quel carattere che l'ha sempre diciamo, portata in auge a livello nazionale. Ieri le nostre ragazze del Beach Soccer hanno portato a casa il campionato italiano di Serie A, quindi abbiamo delle campionesse per la seconda volta, quindi ci siamo a livello sportivo, ci siamo anche sulle cronache nazionali per il discorso sociale.
E quindi voglio far un attimo un discorso anche generale, e quindi quelle che saranno le sfide che ci dovranno, che ci attendono come città, e cioè la viabilità, che purtroppo per l'aumento delle macchine che chiaramente ci sono ogni anno ed è attestato a livello nazionale, non lo dico io perché voglio far visualizzare bene il problema, ma la verità è che abbiamo bisogno di una bretella, e questo è stato confermato dal presidente Acquaroli quando è venuto a San Benedetto proprio 2 settimane fa, dove ha messo un grande punto che oggi è una certezza. Quindi deve partire la progettazione per la bretella, ma anche e soprattutto per la terza corsia, perché la nostra vocazione, che è prettamente turistica, non può più prescindere da queste problematiche. Ci sono turisti che non vengono a San Benedetto perché devono rimanere altre 2 ore in autostrada. Questo non è assolutamente possibile nel 2021. Quindi l'amministrazione regionale si sta muovendo per fare questa opera, che chiaramente non è dall'oggi al domani, ma si inizia, quindi è un punto di inizio. Per quanto riguarda, si è parlato di progettazione europea, voglio complimentarmi anche con il nostro assessore di riferimento Annalisa Ruggeri, perché come delega comunque si è fatta, ha lavorato nel senso di cercare di portare a casa più finanziamenti possibili. È chiaro che bisogna implementare, ne abbiamo discusso sicuramente, San Benedetto dovrà essere punto di riferimento sotto questo aspetto, ma è chiaro che noi purtroppo per scadenza naturale non possiamo progettare più di quello che effettivamente si poteva, perché a 6 mesi dalle elezioni, voi sapete, l'amministrazione va in ordinaria, e quindi progettare diventa difficoltoso, ma sono sicuro che da ottobre, quindi quando ci sarà la nuova amministrazione, io spero vivamente che sarà un'amministrazione di centrodestra, sicuramente si lavorerà per portare più finanziamenti possibili in città. Per quanto riguarda invece, e questo voglio anche complimentarmi con i colleghi Mario Ballatore, Carmine Chiodi e l'assessore Olivieri, che purtroppo oggi non è qui, ma chiaramente per un discorso lavorativo, perché il nostro porto sta avendo una risonanza mediatica tale per cui non è abbandonato, quindi sicuramente c'è da lavorare tanto, ma oggi non come 5 anni fa purtroppo, che si viaggiava a vista e quindi non si capiva quello che era la visione anche a livello regionale di quello che poteva essere il nostro porto. Oggi si sta lavorando per farlo diventare nuovamente protagonista nelle Marche. E poi non nascondo che bisogna sicuramente continuare, perché il lavoro è stato fatto sul discorso sicurezza, perché io mi sento tirato in causa quando si parla della Movida, perché chiaramente come ragazzo di 27 anni sento vicina la problematica, perché anche io vivo quei luoghi la notte e soprattutto cerco di capire come risolvere la problematica, perché noi parliamo della problematica ma non parliamo di come risolvere la problematica. Tanto è stato fatto perché la videosorveglianza ha creato un deterrente perfetto per quelle problematiche, perché ce l'abbiamo sotto gli occhi e lo ha detto benissimo il consigliere Gigo Max, perché quando sono successi i casini durante la vittoria degli europei, tanto ha fatto la videosorveglianza. Quindi io credo che bisogna continuare su quella strada, come grazie all'amministrazione Piunti abbiamo visto per la prima volta, credo, nella storia della città, vedere i vigili urbani la notte in giro per il corso a controllare, a vedere, e anche grazie al supporto di tutte le associazioni di volontariato che chiaramente hanno dato in questa
dico, in questa amministrazione di 5 anni hanno dato un supporto fattivo spettacolare e ha portato veramente un lavoro egregio, anche coadiuvato da tutte le forze dell'ordine a cui hanno dato servizio in città. Ecco, io mi sentivo in dovere di fare questo intervento perché credo che è stato fatto tanto, si può fare sicuramente molto di più, però prendiamo le cose positive, perché i 2 eventi che ho detto prima non sono da non prendere in considerazione e da far finta che non è successo niente, quindi bene così, continuiamo e chiaramente ci vedremo presto sul campo di battaglia che sarà la campagna elettorale. Grazie. Grazie consigliere Pignotti. Se non ci sono altre richieste di intervento, passo la parola al dirigente, il dottor Rosati, che procederà a chiarire e a rispondere ai quesiti del dottor Gabrielli e del consigliere Gabrielli. Prego. Buonasera, dottor. A tutti. Allora, faccio una piccola premessa che secondo me ci permette di arrivare meglio ai concetti che sono stati insomma annunciati. Un'entrata corrente, cioè di carattere continuativo, finanzia logicamente, razionalmente, non solo quindi per volontà del legislatore, una spesa corrente, quindi di carattere continuativo. Quindi entrata corrente, le principali sono le entrate tributarie con l'introduzione dell'autonomia finanziaria, finanziano spese correnti, come per esempio le spese sociali, che sono quelle più importanti. Poi invece ci trasferiamo nel mondo delle spese in conto capitale, quindi nel mondo degli investimenti. Queste sono spese di carattere straordinario e quindi sono finanziate da entrate di carattere straordinario. Qual è la caratteristica di una spesa di investimento? Che oltre che portare un'utilità sul territorio, di natura diversa, ma comunque questa utilità sempre si riscontra, hanno la capacità in ideale misura di incrementare il valore patrimoniale dell'ente. Quindi se io faccio una spesa di carattere ordinario, assicuro la funzionalità di un servizio. Se io invece faccio una spesa in conto investimenti, assicuro anche, oltre a un'utilità di rilievo, assicuro anche un incremento del valore patrimoniale dell'ente. Quindi noi come finanziamo la spesa di investimento? Con entrate straordinarie. Le principali sono i mutui. Apro la parentesi, il nostro comune penso che sia assolutamente virtuoso in questo senso, perché noi abbiamo circa 13 milioni di mutui in bilancio, quando la media nazionale di 1.200 euro ad abitante ci porterebbe ad averne 56 milioni. Quindi diciamo siamo abbastanza virtuosi e abbastanza esemplari nel nostro comportamento. Poi ci sono altri tipi di finanziamento degli investimenti, sono gli avanzi economici, gli avanzi straordinari, gli avanzi di amministrazione, ci sono i contributi in conto capitale che provengono dall'esterno, dall'Unione Europea, dalla Regione o dallo Stato. Poi ci sono gli oneri concessori. Gli oneri concessori si piazzano diciamo un po' in mezzo a questi due tipi di finanziamento. Perché? Perché sono sicuramente entrate straordinarie, quindi ricondurrebbero all'investimento, ma sono anche abbastanza ricorrenti. Ecco perché il legislatore spesso e volentieri che cosa fa? Ci dà la possibilità di utilizzarli sia per gli investimenti che per le spese correnti. E questo è sempre stato, almeno negli ultimi 35 anni che sono qui dentro. Ma quest'anno, per esempio, con l'introduzione delle problematiche Covid, sono state anche espressioni
che hanno portato all'eccesso dell'utilizzo degli oneri concessori per spese correnti. Addirittura ci hanno dato la possibilità di utilizzarle, dottor Gabrielli, tutti il 100% per il finanziamento di spese sia correnti che in conto capitale, sempre riconducibili a esigenze dettate dalla pandemia. Ok, quindi per questo gli oneri concessori hanno questa duplice fonte, tipologia di utilizzo. Il Comune San Benedetto del Tronto spesso e volentieri ha optato per l'investimento, ma perché l'investimento? Perché abbiamo poche capacità di investire, poche possibilità di investimento, abbiamo poche fonti di finanziamento, ecco perché spesso e volentieri abbiamo utilizzato la Bucalossi per investire. E anche perché gli economisti hanno sempre detto che quando uno investe porta a una fecondità ripetuta, cioè l'investimento ci dà utilità per più anni, mentre invece la spesa corrente dà utilità una volta sola. Se mangio la mozzarella la mangio una volta, il frigorifero dove io tengo la mozzarella mi dà utilità più volte. Ok, fatta questa premessa, quindi io mi sposto al nostro investimento, perché si tratta di investimento il nostro, quello della piscina, è un investimento di 830.000 euro di ristrutturazione, quindi che porta alla manutenzione straordinaria. Manutenzione straordinaria è un investimento perché incrementa, come dicevo prima, il valore del bene, ma invece la manutenzione ordinaria, quella che so, il riscaldamento della piscina, quella ci permette di far sì che la piscina possa funzionare adeguatamente. Questo nostro investimento di 830.000 euro è stato finanziato in modo assolutamente legittimo. Come l'abbiamo finanziato noi? L'abbiamo finanziato per 260.000 euro con fondi governativi per l'efficientamento energetico. Quindi siamo stati capaci di recuperare risorse all'esterno a costo zero. L'abbiamo poi finanziato per 390.000 euro per oneri Bucalossi, concessori, e poi il restante 180.000 euro con fondi ex-Renor, che questi fondi sono fondi di modernizzazione standard. Le modernizzazioni standard possono essere utilizzate sia per impianti sportivi che per housing sociale. Noi avevamo già scelto per questi 180.000 euro la destinazione sportiva, perché erano precedentemente previsti per il Ballarin. Siccome poi, e qui bisogna anche rimarcarlo, la gestione è stata anche degli uffici, io faccio un plauso al mio collega, è stata accelerata, noi abbiamo potuto iscrivere questi fondi che precedentemente erano iscritti nel bilancio 2022 nel 2021, e quindi questo ci ha permesso di utilizzarli e porre definitivamente riparo al problema piscina. Quindi la piscina adesso può essere strutturata per intero. Io termino con un'ultima considerazione, perché purtroppo è un mio vizio. Con questi ultimi 180.000 euro di Renner, io, scusate se apro una parentesi e faccio una digressione, io ho parlato di spese in conto capitale e spese correnti, ma spesso le due cose sono collegate, perché se facciamo un mutuo che è un'entrata in conto capitale per finanziamento di investimenti, poi pagheremo la rata che invece è una spesa corrente. Se noi abbiamo entrate correnti superiori a spese correnti, queste diventano avanzo economico e ci finanziano degli investimenti. E ci sta sempre questo collegamento fra entrate, anche se sono distinte fra entrate correnti e entrate straordinarie. Questi ultimi 180.000 euro ci hanno permesso di Remer, ci hanno permesso di completare il progetto, di finanziare il progetto, ma io vi invito a fare un'ultima riflessione.
questi 180, se voi, sempre il collegamento di cui parlavo prima, fra le spese investimento e spese correnti, se voi guardate la delibera della salvaguardia, vedete che noi abbiamo una minore entrata per la piscina di 250.000 euro, l'entrata da utenti, che penso a queste entrate siano delle perdite per noi, perché la piscina, noi, siccome la maggior parte, la quasi totalità delle spese riguarda il personale, quindi non recuperiamo niente. Oh, se noi adesso facciamo partire la piscina aggiungendo questi ultimi 180.000 euro, noi, non dico tutti, ma la maggior parte di quei 250 li recuperiamo e quindi poi li possiamo reinvestire su un altro investimento. Quindi è il caso di dire, in modo abbastanza macaronico, prendiamo due piccioni con una fava, cioè creiamo risorse, che è questo, signori, il futuro di ogni comune, perché i comuni non hanno risorse sufficienti per soddisfare tutti i bisogni in continua crescita ed evoluzione. Quindi in questo caso noi, optando la scelta di portare questi soldi sulla piscina, recuperiamo, se non tutti, la maggior parte di quei 250.000 euro, e potremo restituirli o al ballroom a cui l'abbiamo tolti o ad altro investimento che deciderà l'amministrazione in carica. Grazie. Grazie, dottor Rosati. Prego. Ecco, e quindi dottor Rosati, lei mi conferma che questi 390.000 euro sono stati potuti impiegare perché c'è una normativa che viene fuori dalla gestione della pandemia, quindi diciamo che riguarda, io ho capito questo, quindi diciamo io vorrei capire bene, e lei me lo deve specificare bene, se questi 390.000 euro rispettano quello che dice la legge, l'articolo 232, sì, allora, casi specifici, perché lì ci sono la legge, ecco, siccome si è resa conto che le amministrazioni pubbliche insomma tendono un po' a giocare su questo discorso di spese correnti, spese in conto capitale, ha inteso proprio mettere nero su bianco, punto per punto, dove possono essere indirizzati questi oneri di urbanizzazione. Allora guarda, il discorso dell'esempio della pandemia, io l'ho detto per far capire che le spese, gli oneri derivanti da oneri concessori, cioè le risorse finanziarie derivanti da oneri concessori possono essere utilizzate anche per spese correnti, ma questo è stato sempre fatto per la manutenzione ordinaria. Quest'anno addirittura siamo, tramite la legge, che poi estremo non me lo ricordo, però io lo posso far sapere, possiamo arrivare addirittura al 100%, cioè l'utilizzo totale degli oneri di urbanizzazione per spese correnti. Ma non è questo il caso. Noi qui parliamo di un investimento, questo è un progetto di ristrutturazione straordinaria, di manutenzione straordinaria, quindi abbiamo utilizzato legittimamente i fondi Bucalossi per finanziare parzialmente, perché si parla di finanziamento parziale perché le altre due fondi sono diverse, il progetto di ristrutturazione della piscina. Quindi siamo spese in conto capitale, quindi in investimento. Sì, siamo d'accordo. Infatti la legge 232 dice quando possono essere spesi in conto capitale, però ecco, dà delle specifiche, e tra queste specifiche di certo non ci rientra quella, diciamo, che può essere ricatalogata per l'intervento alla piscina comunale. Su quale punto? Gli oneri di Bucalossi possono essere utilizzati per la manutenzione straordinaria o ristrutturazione straordinaria degli edifici comunali. Non c'è scritto questo sulla legge 232? Se riesce a convincere, perché è stato sempre, se non c'è scritto questo su quella legge lì, allora questo comune ha sbagliato negli ultimi 32 anni, perché gli oneri Bucalossi, allora, stati sempre utilizzati per spese di investimento. Se mi dice qual è la legge di riferimento che ci permette questo? Se mi dà tempo, magari quello, cioè magari lì è stato preparato con tempo quello che lei ha scritto, se mi dà tempo gli do pure gli estremi di legge. Magari. Sta di fatto che gli oneri Bucalossi sono stati da sempre utilizzati per le ristrutturazioni di carattere straordinario. Allora aspetto che mi faccia avere questo riscontro a livello legislativo. Grazie. Grazie, dottor Rosati.
Adesso do la parola all'assessore per la replica. Eccomi. Allora, riguardo ai debiti fuori bilancio, volevo richiamare il TUEL, l'articolo 194, che dice proprio con delibera consigliare o con diverse periodicità stabilite dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio. Punto A, la sentenza esecutiva. Allora, le sentenze esecutive di riferimento, se le vogliamo, le leggiamo, risarcimento danni e interessi legali, sentenza numero 58 del 2021. E qui, se le vogliamo leggere tutte, le leggiamo, però voglio dire, sono sentenze esecutive. Esecutive vuol dire concettualmente che la parte che vince nel processo ha l'azione esecutiva, quindi noi dobbiamo evitare, proprio in relazione all'articolo che abbiamo citato prima, che il Comune subisca azioni esecutive. Ora, il prelevamento del fondo rischio contenzioso, disponibilità in bilancio sulla voce onere del contenzioso, sono queste le voci dove sono state prese le somme per soddisfare i creditori. Altri concetti come le transazioni o altro, ognuno dovrebbe prima conoscere le singole cause, valutare se c'erano, sono i presupposti o meno, sentiti tra l'altro gli avvocati, che sono sempre gli elementi importanti per una soluzione conciliativa o meno. Per quanto riguarda il discorso della piscina, il dottor Rosati è stato molto esaustivo, ha spiegato bene quali sono stati gli importi di riferimento, anzi ricordo che 200.000 euro fu uno dei miei primi gesti dopo il primo mese che stavo qui, o neanche, 200 l'abbiamo messi per i lampioni, 200 l'abbiamo messi per la piscina, proprio perché, ecco, anche professionalmente mi sono domandato dove andare a reperire i fondi. Poi, visto che c'era la 110, sono andato alla fonte e a verificare che se c'erano dei soldi. Proiezione di incasso, siamo arrivati a quella somma e subito l'abbiamo acquisita ed imputata. Questa è stata una delle prime cose che ho fatto appena entrato in carica. Quindi la piscina ha un valore sociale altissimo, tanto è che quando mi era stato detto che mancavano 180.000 euro, immediatamente io ho scritto al presidente dell'ASI. L'ASI è l'Associazione Sportiva e Sociale Italiana a livello nazionale e poi poteva anche fare contributi a fondo perduto o crediti agevolati. E io ho scritto una lettera spiegando proprio la situazione e l'emergenza. E lui mi risponde dicendomi appunto che la Presidenza del Consiglio prevede dei bandi per lo sport e periferie, quindi oppure anche, mi dice altre indicazioni, anche la Regione Marche può prevedere interventi a fondo perduto e ci sono comunque i tassi, a tasso agevolato. Quindi subito mi sono impegnato in questo senso, anche perché per me la piscina è una cosa importante, perché fin dal momento che fu costruita la piscina di San Benito nel 1978, io da nuotatore e pallanuotista venivo proprio ad allenarmi in questa sede e quindi per me c'era anche un fattore emotivo. Quindi io capisco anche i ragazzi che perdono l'impegno dell'allenamento, perdono poi il ritmo dell'allenamento, quindi è una condizione importante far ripartire immediatamente la piscina. Tra l'altro ricordo che la piscina di San Benito ha anche un aspetto sociale, visto che i ragazzi diversamente abili ne hanno accesso per la riabilitazione. Quindi la piscina di San Benito è una cosa veramente importante dal punto di vista sociale, dal punto di vista della città. Inoltre mi sono anche mosso alla ricerca di fondi. So che ci sono dei fondi europei interessanti che potrebbero arrivare e adesso mi sto cercando di capire come presentare i progetti e valutarli insieme. Io sono anche disposto a parlarne con l'opposizione, perché per me l'importante è arrivare alle soluzioni. Io non faccio politica nel senso della denigrazione dell'avversario, ma nel senso della costruzione per il bene della città. Questo è il mio intento da quando sono arrivato. Quindi fondi ci sono, anche valutando possibilmente, questo ne parleremo anche con il sindaco, la giunta e quant'altri, anche una piscina nuova, perché no, o altre fonti di investimento. Quindi chiudo dicendo che
ognuno di noi si deve dare da fare per il bene della città e non fare polemica politica che non serve a niente. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Sentita la replica dell'Assessore, dichiaro chiusa la discussione. Vuole intervenire il Sindaco oppure vuole una replica? Prego Sindaco. Prego. Eccolo. Assessore, siamo in periodo elettorale, impossibile che non ci siano polemiche nell'ultimo consiglio o penultimo che sia. Sì, io faccio triathlon e non il pianista. Sì. Era prevedibile, previsto, prevedibile, è chiaro che ne risente del periodo elettorale, è chiaro. L'importante è non esagerare, come si dice spesso, essere onesti nei giudizi. Io vorrei partire con qualche informazione, perché è doveroso darla al corretto intervento del capogruppo del PD. L'ufficio urbanistica, è vero, sta smaltendo le tante pratiche del superbonus 110, quindi contiamo per Ferragosto di aver dato risposte a tutti quanti. Ha spiegato molto bene il dirigente, ma soprattutto l'assessore, come sono stati reperiti questi fondi e come si arriva a 830.000 euro sulla piscina che è stata chiusa per motivi di sicurezza. Credo che non sia una motivazione peregrina. E la considerazione che ho sentito di questi 180.000 euro che poi sono stati tolti dal Ballarin o da altro, che poi sono fondi che vengono da quel contributo Remer di 3.093.000 euro che erano stati, il delegato all'urbanistica, se lo ricorda bene, l'avvocato Balloni, ben ripartiti, ritorneranno in un secondo tempo perché c'è questa urgenza che comunque permetterà, e sono d'accordo anch'io, di avere dei ristori che oggi invece sono nella voce meno, 250.000 euro che sono gli oneri che mancano, gli incassi che mancano dalla piscina, dalla frequentazione degli utenti. Queste sono le informazioni. Poi è chiaro che c'è chi si chiede qual è la visione della città. Io dico: quale città abbiamo ereditato, quale città ritorniamo dopo 5 anni ai cittadini e cosa questa amministrazione, nel momento in cui i cittadini daranno la loro fiducia, qui c'è la SAM, però non rispondo, sicuramente. Ci daranno fiducia a cosa si vuole fare. Sono domande lecite, legittime, ancor di più, come ripeto, in un momento dove ci si appresta a sottoporsi giustamente e legittimamente al giudizio dei cittadini. Intanto diciamo che il documento che la legge ci impone, che è quello del bilancio di previsione, l'approvazione, quindi anche il DUP, è un documento, come è stato spiegato, un documento dinamico che si può modificare e che interviene proprio in un momento in cui c'è un'amministrazione in scadenza, quindi un documento, come dire, non in linea con il DUP che abbiamo votato negli altri anni. Cosa ribadiamo? Ribadiamo il Ballarin, ribadiamo il lungomare, ribadiamo la piscina di cui si è parlato tantissimo questa sera e sono opere sotto gli occhi di tutti. Non l'avevamo messa nel nostro mandato elettorale perché non eravamo certi che potevamo intervenire, questo per rispetto dei cittadini, ma dal momento che ci siamo insediati abbiamo immediatamente lavorato su queste cose. Chi viene da Grottammare e ha buona memoria, non ce ne vuole tanta, vede la differenza quando si mette in via Morosini con quello che è stato per 30 anni e quello che è oggi. È in divenire, dobbiamo terminare,
ma in 30 anni nessuno ci ha messo la mano. Il lungomare è stato oggetto di libro dei sogni, così l'ho sempre chiamato e continuerò a farlo, così come i piani regolatori. Nei programmi di chi ci ha preceduto e di chi si è confrontato 5 anni fa, e non è stato mai fatto, tranne 400 metri con un mutuo di 2 milioni e 100 mila euro negli ultimi mesi del mandato del mio predecessore, del secondo mandato del mio predecessore. Noi a ottobre riprenderemo, noi o chi ci sarà, e arriveremo fino a Las Vegas. Per ora ci siamo fermati, abbiamo tolto il cantiere, un lungomare che ha ripreso vita e che è una delle cartoline sicuramente di questa città. Insieme a queste opere bisogna dire che non sono state aumentate le tasse e le tariffe. Si diceva che città abbiamo ereditato e che città lasciamo. Abbiamo mantenuto la bandiera blu, non è scontato, tante realtà anche vicino a noi, anche importanti di nome, l'hanno persa. Perché non basta avere l'acqua del mare pulita, bisogna avere dei servizi eccellenti che hanno fatto diventare questa città, proprio per i servizi, la terza città per accoglienza turistica d'Italia, dopo Rimini e Jesolo. Abbiamo preso la bandiera verde, perché San Benedetto è conosciuta come la spiaggia per le famiglie, ma anche per i bambini, quindi l'ordine dei pediatri italiani ha ritenuto insieme ad altre spiagge di dare a San Benedetto questo riconoscimento, così come abbiamo avuto il riconoscimento, siamo solo 9 in Italia, la bandiera azzurra, la città dello sport e del camminamento, anche per le iniziative sportive che sono state fatte. Quindi io credo che siano tutti interventi che vanno a dare visibilità a questa città. Gli interventi nel campo sociale, che sono stati ancora più cogenti e difficoltosi nel momento in cui ci siamo imbattuti in queste due pandemie, ma non solo nel Comune di San Benedetto, in tutta Italia. Mi confronto tutti i giorni con i miei colleghi, sia marchigiani che italiani, e tutti abbiamo le difficoltà, però San Benedetto sicuramente non è stata una realtà dove il cittadino non si è sentito protetto, anzi, è stata una realtà dove si è raggiunto un obiettivo, e cerco di spiegarvelo in due parole, che è quello di intercettare le nuove povertà. Quello è difficile. Non è quello che tutti i giorni viene, chiede il contributo, quello è semplice individuarlo, a volte magari anche si esagera, a danno di qualcuno che ne ha bisogno. Intercettare nuove povertà è difficile perché questo è un territorio dove le persone hanno una grandissima dignità e siccome la povertà, soprattutto se è nuova, una condizione nuova, non si ostenta, perché non è un orologio d'oro, non è un SUV, allora insieme alle parrocchie, all'associazione, alla Caritas siamo andati noi, in modo riservato, li abbiamo aiutati. Questo insomma fa la differenza tra una realtà medio-grande, come la nostra e magari le grandi realtà. Questa osmosi che c'è e va riconosciuta. Così come in campo sociale, questa è la cosa più importante perché non dà e non deve dare visibilità a un'amministrazione comunale, però va detto e va ribadito qui nell'emiciclo. Interventi importanti, non ricordo chi ha ricordato la Croce Verde, anche lì per 30 anni promessa la Croce Verde a questa la sede a questa associazione, insisteva all'interno della curva sud del Ballarin, è in stato di precarietà. È stata un'azione politica forte, perché dalla minoranza, chi c'era se lo ricorda, avevo da sempre contestato
che quella sede di via Petrarca fosse messa nel piano delle dismissioni e non fosse, come da volontà del Decuius che ce l'aveva lasciato, messa a disposizione per un'attività sociale. Si era parlato di comitato di quartiere e quant'altro, invece alla fine è andata la Croce Verde e abbiamo, diciamo, avuto due risultati. Uno, liberare intanto la curva sud dello stadio dove si interverrà, e l'altra di dare la sede alla Croce Verde. Così un'attenzione particolare, ma c'è da fare, chiedo scusa al Presidente, così ve lo dico in diretta, va bene? Ahimè, tutti bocciati tranne la Paganese, poi dopo sapremo più approfonditamente. Ho risposto perché penso che interessa. Eh? Però l'anticipazione di vita. Sì, sì, però adesso è ufficiale dal Presidente, quindi. Ahimè. Come c'è stato un intervento molto forte, diciamo, a favore delle persone portatrici di handicap, con interventi per quanto riguarda la spiaggia Libera Tutti, i percorsi e il semaforo per non vedenti, insieme a quella struttura come l'hotel, non voglio fare pubblicità, altrimenti potrei essere ripreso, che è accessibile a tutti. C'è da fare di più per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sicuramente, però ciò che non è stato fatto in tanti anni, anche da chi ha avuto l'occasione, avendo avuto ruoli importanti in questa amministrazione che oggi anche giustamente ce lo rivendica, noi stiamo cercando di intervenire. Così come si è parlato di sicurezza, giustamente, e allora voglio ricordare che quando ci siamo insediati, anche in collaborazione con qualcuno della minoranza, abbiamo deciso di attivare due commissioni. Sanità e sicurezza, che c'entrano poco con le competenze di un comune e di un sindaco, ma hanno lavorato benissimo e hanno portato a casa dei risultati. Lo avete detto e lo voglio ribadire, quindi anch'io ringrazio i presidenti in particolare, ma tutto il Consiglio Comunale, perché in queste due commissioni sono transitati tutti quanti. Portare a casa un piano di telecamere, ma non solo, da 1 milione di euro, grazie anche al governo giallo-verde che ci ha messo a disposizione, perché abbiamo presentato un progetto che lo ha meritato, diversi centinaia di mila euro, ma la telecamera non basta, non è la telecamera che può combattere o risolvere la movida molesta, è uno dei deterrenti. Quello è un discorso a parte. Vi ricordate quando le bande dalla Puglia venivano qua e facevano razzia di auto? Ogni notte una, due, tre, ogni giorno sul giornale. Ne avete più sentito parlare? Quindi a qualcosa serve. Il fatto di aumentare le ore di vigilanza con la polizia locale, che ringrazio, fino alle 2 di notte, creare una task force con tavoli ripetuti settimanalmente con il prefetto e il questore, cosa che non c'è stato mai, e finché la pandemia non ci ha costretto a fare riunioni da remoto, le riunioni si facevano quasi sempre a San Benedetto del Tronto, giustamente, perché è un territorio che è più a rischio degli altri, è più dinamico. Ha portato dei risultati, chi se lo ricorda ed è onesto, la movida 10 anni fa era ancora peggiore di questa, è un problema non risolto ancora, perché quando ci sono persone, famiglie che sono costrette a non dormire, è una privazione della libertà, quindi il divertimento giovanile, quello che vi pare là, non giustifica nulla, perché la libertà di ognuno di noi è una banalità, termina nel momento in cui va a intaccare la libertà degli altri, quindi c'è da lavorare ancora, e la Commissione Sicurezza qui può dare dei consigli, per carità, noi siamo pronti, però
non si dica che non è stato fatto nulla, è stato fatto tanto, però è anche cambiata la condizione di vita di questi giovani, che dopo le pandemie sono usciti più aggressivi. Il primo di maggio io mi sono preoccupato veramente, che era il primo giorno dopo la zona rossa, veramente è stata una cosa incredibile, visti con i miei occhi, quindi chi chiede al sindaco di andare in giro, ci va, non mi faccio le foto quando vado a fare i vaccini, né nel primo né nella seconda dose, non me le faccio nemmeno quando vado a fare le ronde, chiamiamole così, perché ci vado, insieme a me sono venuti tanti consiglieri, quindi lo sappiamo benissimo come funziona, solo che ad oggi non abbiamo il dispositivo se non quello della collaborazione, e li ringrazio, del prefetto e del questore, che in questi ultimi anni hanno dato una vicinanza eccezionale alla nostra città. Per quanto riguarda l'ambiente, di cui si parla tanto e sul quale bisognerà fare tanta attenzione, le isole ecologiche che abbiamo installato, non ho mai detto che siamo acritici e non lo siamo stati sul servizio che in questi anni ha fatto la Vicenza Ambiente, perché è sicuramente migliorabile. Quando io dissi la partecipazione pubblica, quella pubblica deve essere giustificata dal controllo che un'amministrazione fa sul lavoro di questa partecipata, lo stiamo facendo, ma non basta perché ci sono situazioni ancora di iniquità che vanno in qualche modo risolte. La Smart City di cui si parlava, con i sensori ambientali PM10, l'infrastruttura fibra ottica, quella nostra, il fatto di non fumare in spiaggia, che all'inizio ha creato pure un po' di ilarità anche con l'allora allenatore Sarri, ma che è stato copiato prima nelle Marche, è stato copiato da Pesaro e poi dopo da tante altre realtà, e che abbiamo assolutamente ribadito, così come a Pesca di Plastica, che ha fatto veicolare il nome di San Benedetto in tutto il mondo. Il Papa, mi diceva il Vescovo l'altra sera, lo ha ribadito in un concistoro, solo un mese fa ha riparlato ancora una volta di Pesca di Plastica, tanto è vero che lui è rimasto, no, insieme a tutti i vescovi, meravigliato ma anche orgogliosamente colpito. Così come nel campo della cultura e del turismo, la città, nonostante queste due pandemie, sia l'anno scorso che quest'anno, facciamo i debiti scongiuri, l'anno scorso l'abbiamo sfangata bene, quest'anno, se vedete San Benedetto, a parte gli eccessi della finale che sono successi in tutta Italia, San Benedetto è piena, cioè sono situazioni nuove, all'ex galoppatoio, al Paese Alto, la città è piena, poi è chiaro che, come dicevo, se è piena e non è regolamentata, sia nella sicurezza, nella fruibilità, e allora è chiaro che bisogna intensificare, però le iniziative sono mirate, sono giuste, è attrattiva. E per essere ancora più attrattiva deve essere raggiungibile, quindi aveva ragione chi prima ha fatto riferimento alla raggiungibilità, facendo riferimento anche alla situazione della A14, che abbiamo risolto noi, chiamando qui la Regione, i due prefetti, tutti i sindaci del Fermano e dell'Ascolano, il 9 di giugno alla Palazzina Azzurra, e da lì si è sbloccato. Era il 6 di giugno, il 9 di giugno si è sbloccata l'autostrada, fino al 31 di agosto adesso è percorribile. Perché per una realtà, come dicevo prima, la terza città d'Italia per accoglienza turistica, se non ho l'aeroporto, i treni a grande velocità fermano col contagocce, come mi raggiunge se non mi può raggiungere neanche con l'autostrada? Quindi è una battaglia che dobbiamo fare, naturalmente tendendo a quello che è il progetto dei progetti, la terza corsia, che è lunghissima da venire, quindi riprendendo, rispolverando, attualizzando la bretella collinare, ma con la collaborazione di Grotta a Mare, altrimenti faremmo un'altra incompiuta. Cosa ha caratterizzato questa città in questi anni?
oltre alla, a quello che dicevo prima in campo turistico, in campo sociale. E in campo culturale faccio un esempio, Villa Rambelli, quando eravamo qui in Consiglio Comunale, quante volte ne abbiamo parlato, anche lì si tratta di una donazione che ha una sua finalità. Puoi dire che sto parlando, questa è la televisione, la finalità di questa via. Ancora oggi, nonostante tutta la pubblicità, e due parole ce le voglio spendere, che ha avuto, perché con il concorso FAI è stato il primo bene votato della Regione Marche, l'ottava villa in campo nazionale è al 23° posto come bene culturale di tutta Italia. E ancora oggi, figuriamoci prima, c'è gente, ci sono cittadini che non sanno dove si trova, dove si trova. E gli è stato dato anche un taglio sociale perché all'interno c'è un bellissimo giardino dove abbiamo accolto una cooperativa, un'associazione che si occupa di disagio mentale. La Villa Romana, la riscoperta, in cui stiamo lavorando e che tra un po' vedrà l'inaugurazione, le tante iniziative che abbiamo fatto anche qui nel sociale per quanto riguarda le pari opportunità, che anche qui mi hanno visto particolarmente interessato, avendo ricoperto un ruolo anch'io di assessore quando ero in provincia per le pari opportunità. Così come ritengo che bisogna, ha ragione chi lo ha detto, mi sembra Rosaria, che bisogna puntare molto sull'ufficio Europa, perché oggi le opportunità, ce l'ha spiegato insomma bene il dirigente prima, le opportunità sono rimaste poche e sicuramente quella più importante è quella europea. Noi abbiamo intercettato 4.300.000 euro. Sono tanti rispetto agli altri comuni per quanto riguarda intercettare i fondi europei, se facciamo una percentuale, diciamo, abitanti e quantità di denaro intercettato, ma sono pochi per una realtà come San Benedetto e per una realtà grande che deve insomma ancora dare risposte in campo politico ed economico che è l'Unione Europea. Quindi io credo che noi oggi onestamente usciamo con due punti di forza per quanto riguarda il Consiglio Comunale. Uno è quello che avevo spiegato prima e che è quello relativo alla sicurezza e ricordo quindi questa commissione. L'altra è quella sulla sanità. Nessuna città è riuscita a mettere insieme tutti i cittadini per arrivare ad avere dei risultati. E i risultati ci sono stati, perché ricordatelo, nella prima fase della pandemia siamo riusciti a riportare i reparti, era già iniziata all'estate l'anno scorso, perché siamo stati fermi, perché abbiamo parlato una voce sola. Quindi anche il sindaco si è sentito molto più forte, non solo il Consiglio Comunale, ma tutti quanti i comitati di quartiere e le associazioni. Così come la Regione, come promesso, ha una volta per tutte affossato il progetto di ospedale unico di Pagliare e sta ragionando su una nuova struttura, guarda caso, a San Benedetto del Tronto. Noi lo abbiamo capito perfettamente, noi l'abbiamo capito, consigliere, qualcun altro probabilmente non ha capito in tutti questi anni il percorso, ci fa piacere se oggi diciamo riesce a pensarla come noi e quindi che un ospedale sulla costa di primo livello sia la risposta più giusta in termini legali, articolo 70 del Balduzzi, ma la risposta sociale, logica di un bacino d'utenza
ma anche di 165.000 abitanti, ma anche un investimento imprenditoriale importante, perché se è vero come è vero che noi intercettiamo la mobilità attiva, soprattutto, quasi tutta, dal vicino Abruzzo, già non va bene che tutto venga ridistribuito da chi fa i debiti, quindi chi è virtuoso è uguale a chi fa i debiti, ma anche per l'ASUR che fa i debiti, questa vicinanza, questa produzione di mobilità, di attivi, che arriva diciamo un finanziamento così dalla mobilità attiva, credo che sia una risorsa per tutti. Quindi noi ci congediamo, io non lo so Presidente se è l'ultimo consiglio, il penultimo, però visto che si parla di bilancio, con la coscienza a posto di aver cercato di dare risposte e di aver anche in momenti difficili governato la barca e la nave. Queste telefonate testimoniano che anche la questione San Benedettese è stata una delle problematiche che comunque questa amministrazione ha dovuto affrontare. E come la sanità e la sicurezza non è di nostra competenza, però siccome la San Benedettese è un bene e una fede per tutti quanti, ho potuto constatare che anche l'amministrazione comunale, il Consiglio Comunale, anche qui ha dato il suo contributo. Speriamo. A queste notizie che arrivano non sono assolutamente confortanti, comunque di continuare a dare il nostro contributo per salvare sia la categoria ma soprattutto la permanenza nel calcio di questa squadra che sta nel cuore di tutti noi. Io terminerei qui anche perché penso di aver usufruito di tutti quanti i minuti a disposizione, poi dopo se c'è qualche chiarimento sicuramente ho dimenticato qualcosa, però le cose diciamo più importanti che volevo dire sicuramente le ho rappresentate. Grazie Presidente, grazie al Consiglio Comunale. Grazie Sindaco. Sentita anche la replica del Sindaco, quindi dichiaro ufficialmente chiusa la discussione dei punti in oggetto dell'ordine del giorno, il punto numero 2, numero 3, numero 4. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi vuole intervenire per dichiarazioni di voto, ricordo il tempo di dichiarazione di voto stabilito in 5 minuti. Prego, consigliere De Vecchis. Sentite? Sì. Si è acceso. Ma non è questo qui che facciamo in Consiglio Comunale un esercizio dialettico, no? Perché poi non è vero che c'è un'elencazione, c'è un'altra elencazione e le cose non si possono misurare. Ha detto il dirigente prima, gli investimenti sono le utilità future. E allora se vogliamo essere onesti basta vedere gli investimenti che sono stati fatti in questi 5 anni di mandato e paragonarli quantitativamente come importi, che ne so, quelli dell'epoca Martinelli, c'è una differenza abissale. Quindi voglio dire, non è che non si può giudicare, no? Avete fatto poco, ci mancherebbe. Ci possono stare le giustificazioni, il Covid, l'impreparazione e tutto quanto. Ora però, a prescindere da questo, tanto il bilancio giudicheranno i cittadini, ormai è poco tempo, mi interessa parlare invece della questione ospedale, perché vorrei che si facesse chiarezza però su quello che sta accadendo, nel senso che sì, la Regione Marche ha fatto una delibera dove, no, va a dire che l'ospedale unico di Pagliare non si fa più, ma per me questo non è che sia
Per me questo era scontato, perché era la legge che impediva che l'ospedale di Pagliare si facesse. Non è che è stato il Consiglio Comunale di San Benedetto a bloccare il centro-sinistra in regione, sono stati gli argomenti che abbiamo posto. Quindi, voglio dire, il centrodestra non aveva altre scelte, non è che come il centrosinistra non poteva andare contro legge. Ora, siccome vedo che c'è sul nuovo ospedale questa presa di posizione che però mi risulta poco chiara, perché onestamente ho visto i commenti del consigliere regionale Antonini, che forse dovrebbe essere più informato magari dei rappresentanti dei partiti a livello indiretto, che mi ha molto preoccupato, perché lì si parlava di ospedale unico su due plessi. L'ospedale unico su due plessi è quello che abbiamo adesso, cioè un non ospedale, quello di San Benedetto, no? E questo è estremamente preoccupante. Oltretutto di una cosa, che anche questa è contro legge, cioè non esiste il discorso dell'ospedale unico su due plessi, è una contraddizione in termini, se ci pensate bene, no? È tanto semplice. E quindi forse in questo momento il sindaco, anche considerato gli interventi del sindaco di Ascoli sulla materia, no? E degli altri politici dell'Ascolano, è che dovrebbe prendere proprio la balla al balzo e rivendicare quello che è un diritto di San Benedetto, cioè quello di avere un ospedale di primo livello, perché questo non sta scritto da nessuna parte. Ah, non lo so, beh, se non ci vuole, evidentemente perché non ci pensate voi, se è costretta all'opposizione in regione, beh, insomma, voglio dire, no, la cosa non ti interessa, insomma, no, ci dovrebbe pensare il sindaco di San Benedetto invece dei politici della Regione Marche ad affermare quello che la legge dice, capito? Perché non è che la legge è cambiata. Chi ha detto che non ci serve l'ospedale? Senti, io sto facendo un altro discorso, no? Penso che sia molto logico, sto chiedendo al sindaco di garantire a questo territorio, no, la giusta esposizione mediatica e anche di comunicazione a livello di regione e tutto quanto, affinché questo territorio non venga di nuovo vessato, visto che noi siamo sottodimensionati rispetto alla legge. Perché mi consta che il tuo assessore regionale parli di voler far riaprire addirittura gli ospedali minori, no? Vorrebbe, hanno promesso questo, cosa che non potranno fare, ma quello che è scandaloso è che devono fare subito, quindi ci mancherebbe, sono passati 9 mesi, stavano nell'emergenza, erano impreparati, no? Ma 9 mesi non è successo niente, c'è solo questo annuncio. No, l'ospedale di San Benedetto, ci mancherebbe pure che non lo facevano ripartire dopo il Covid, ce lo smontavano completamente, certo non è che erano meglio di quelli di prima, no? Sta come prima, sta peggio di prima, il pronto soccorso sta peggio di prima, con tutte le difficoltà ci siamo trovati chi comunque è in bello rispetto alla programmazione, no? Non lo so, vedete un po', non è stato cambiato un dirigente, 9 mesi, non è stato cambiato un dirigente. Il sindaco deve far sì che la Regione Marche rispetti la legge, deve solo rispettare la legge la Regione Marche, non è che la localizzazione di un ospedale la Regione in una materia concorrente dove c'è una legge dello Stato, la Regione rispetta la legge dello Stato. Quindi rispetto ai discorsi che sono stati fatti dal sindaco di Ascoli, dall'assessore Antonini e da altri, questo annuncio rischia di passare come campagna elettorale, fuffa. Quindi il sindaco dovrebbe invece battere il ferro e dire quali sono i nostri diritti, no che dobbiamo sentire il sindaco di Ascoli che dice no, l'ospedale di Ascoli non si tocca, ma chi ve lo vuole toccare, no? Ma voi avete il vostro, perché dovete rompere le scatole a noi che stiamo reclamando per quello che ci spetta per legge e non abbiamo? Questo bisogna fare, se no è fuffa elettorale, perché dentro all'ospedale non è cambiato niente, nemmeno un dirigente, nemmeno il fumus del cambiamento, niente. Non lo so, dopo una classe dirigente che ha criticato giustamente a mio modo di vedere, perché gli ho dato un contributo anche io, la classe dirigente precedente, dicendo che era incapace di gestire la sanità, ha mantenuto completamente sotto pandemia, quindi sotto una situazione di emergenza,
coloro che non riteneva capaci di gestire l'ordinario, che mi devo star zitto, io sono una persona libera. Allora diciamo, il centrodestra era completamente impreparato, il rischio attuale, non ti va bene che parlo? Mi vuoi segretare? Dico cose che non ti vado bene? Stai fuori dal consiglio, non ti muove, stai zitto. Dai, stella fuori dall'aula, state zitto, non fa, sì, cigna il presidente, se no rientra in aula, se vuoi parlare col presidente, rientra in aula. Lo so, vi ho rotto le scatole per 4 anni e mezzo dicendo cose totalmente inutili. Infatti avete scoperto il bacino d'utenza di San Benedetto del Tondo perché ve l'ha detto lo sindaco. Ma dai, va. Grazie consigliere De Vecchis. Altre richieste per dichiarazioni di voto? Ma che sono dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Capriotti, ricordo anche a lei 5 minuti. Cercherò di usare la mascherina. Allora, parte adesso presidente. Grazie. Niente, intanto ringrazio il dottor Rosati per la bella lezione che ci ha fatto sul bilancio. Poi qualcuno ci dovrà spiegare, però, dottor Rosati, se gli asfalti sono manutenzione ordinaria o straordinaria. Perché di fatto abbiamo acceso un mutuo per fare la manutenzione ordinaria. Una volta era così sugli asfalti. E quindi non riporta. Mi sembra che quello, e questo l'ho scoperto in comune, che effettivamente qui la legge la applichiamo molto, insomma, e come diceva Gioritti, per qualcuno si applica e per altri si interpreta come funziona, come una cosa del genere. Ecco. E quindi non ci siamo, non è proprio così, insomma. E quando giustamente diceva come vanno spesi i soldi a Bucalossi, ha detto beh, qua è 30 anni, che, 35 che si fa così. Purtroppo devo dire che in Italia che si fa così. È giusto, è sbagliato, non lo so. Io so che la legge va fatta, va applicata come scritta, così come devo dire sul bilancio consolidato, no? E ne abbiamo patite un po' le conseguenze, che l'approvavamo quando potevamo e invece pare che va approvato entro settembre. Io credo che il sindaco vive nel cioè non ha scritto il libro dei sogni, ma vive nel mondo dei sogni, perché la descrizione che ha fatto della sua gestione, io le dico solo 3 cose, sindaco. Il tanto vituperato Gaspari, amministrazione precedente, ha portato a casa una variante urbanistica che ci ha realizzato una scuola. Qua noi abbiamo fatto una variante urbanistica che non si sa che cosa ci faremo. Variante urbanistica importante. Così si fa. La legge dice che il beneficio pubblico va specificato e realizzato e deve essere concreto, anzi forse va fatto prima il beneficio pubblico. Però lei fa come se pare. Probabilmente siamo in Italia, come giustamente ci ricordava il dirigente, si fa sempre così e pace e bene a tutti. Io spero che la San Benedetto del futuro sia un po' diversa. Riguardo al lungomare, è proprio il suo predecessore ha iniziato il primo pezzo. Lei ne ha fatto un altro pezzetto, ha fatto più o meno quello che ha fatto il suo predecessore. Non è che l'ha finito, ha iniziato.
ha iniziato. Vabbè, 10 anni ha iniziato un pezzetto. Lei fa 5 anni ha iniziato un altro pezzetto. Quindi questi sono i fatti. Poi le ricordo che il pennello sull'albula penso che ha bisogno di un investimento leggermente maggiore. Il sottopasso di via Pasubio è qualcosa che lei se lo sogna. Adesso quando poi dice che ha preso 4 milioni e 200 mila euro, una parte di questi, e lo deve riconoscere se conosce il funzionamento della pubblica amministrazione, erano fondi per le piste ciclabili prese dall'amministrazione precedente. Quelli che ha preso lei, io so che sono stati fatti dei progetti, sono stati spesi, sono arrivati sti soldi, io spero di vedere qualche concretizzazione che non ho vista, così come della Villa Rambelli. Esiste un giardino che esisteva prima. A proposito della Villa Rambelli, ritroviamo tutti i quadri che c'erano in questa Villa Rambelli? È tutto sotto controllo? Presumo di sì, signor Sindaco, visto che è stato così attento alla Villa Rambelli. E a proposito della Croce Verde, se vado un po' a rivedere gli atti, nel primo consiglio comunale l'aveva messa in vendita il proprio nido di via Petrarca. E guardi bene chi gli fece un'interrogazione in cui gli chiese umilmente di recuperare sto bene, recuperarlo proprio in ottica, continuando l'opposizione che lei aveva fatto in precedenza. Lo so. Comunque, fra poco vedremo se lei ha governato bene e quindi avrà la fiducia della città. Se lei non ha governato bene, governerà qualcun altro che si metterà a servizio come lei ha servito umilmente questa città. Per cui io penso che la democrazia sia una benedizione in questo senso. Per cui guarda, su questo non faccio manco polemica, vedremo, pace e bene. D'altronde siamo qui a fare un servizio. Sulla sicurezza, chi è che guarda queste telecamere? Io ancora non l'ho capito. I vigili urbani mi dicono che loro non le guardano queste telecamere. Non esiste un ufficio che guarda le telecamere. Arriverà la registrazione da qualche parte? Spero, lo spero veramente con tutto il cuore. Era peggiore prima? Non credo. Anche questo non credo, come diceva il Borrazzi. Io vedo che è un casino, però è una scelta che questa amministrazione ha avallato e sta avallando, cioè che San Benedetto si trasformi come Ibiza. È bene che i cittadini lo sappiano e prenderemo atto. Riguardo all'assestamento di bilancio, un assestamento di bilancio di circa 3 milioni, come ci ha spiegato bene il dottor Rosati. Consigliere Capriotti, finisco, e finisco. Un assestamento di bilancio di circa 3 milioni, è un bilancio nuovo quasi, quindi vogliamo dire che il bilancio precedente era leggermente, aveva dato i numeri. Sui debiti fuori bilancio, visto che sono cause e visto che ci prepariamo al prossimo punto all'ordine del giorno, quelle sono cause che qualcuno ci ha consigliato di fare e che forse non ci ha consigliato molto bene, quindi stiamo attenti ai consigli, grazie. La dichiarazione di voto? Nettamente negativa. Altri interventi? Prego, consigliere Chiodi. Il trend è sempre lo stesso, presidente. Era solo per, oltre che come dichiarazione di voto, chiarire alcune cose. Rispetto, tanto per dire, alla macchina comunale, questa amministrazione è stata in grado nel giro di pochissimo tempo di comprendere le difficoltà, tanto per dire, del settore urbanistico tanto vituperato, e ha messo riparo nel
più breve tempo possibile, tant'è che, come ha confermato il nostro sindaco, per metà agosto, insomma, tutto quel discorso che bloccava gli accessi agli atti è stato di fatto risolto. Ci si è mossi in maniera rapida e concreta. Quello che voglio sottolineare comunque è che il discorso per l'iter del super bonus sta continuando ad andare a rilento, non per colpa dei nostri uffici, che, come ho detto, in questo momento ormai sono a regime, ma per le continue interpretazioni che si susseguono tra l'Agenzia delle Entrate e il nostro governo centrale. Spero che alla fine del 2022, quando si tireranno poi i conti definitivi, qualcuno veramente ha usufruito di questo benedetto super bonus. Abbiamo detto tante cose questa sera, è anche un gioco un po' delle parti, io continuo a ripetere, ma quello, tanto per dire, di aver, come ci è stato riconosciuto anche dall'amico e collega Valerio Pignotti, per quel che riguarda l'area portuale, per quel che riguarda oggi tutto il settore pesca, che continua ad avere un buon trend, anch'io mi accodo ai ragionamenti fatti da Valerio e dico che l'assessorato di cui mi pregio far parte, che è quello alle attività produttive, si è molto dato da fare, grazie anche all'amico Mario Ballatore e all'assessore Filippo Rivieri. Insomma, è all'occhio di tutti. Quelle che erano le casette vituperate, oggi all'occhio del cittadino, ma anche del turista, guarda con un'attenzione diversa, perché effettivamente quando un lavoro volge al termine si va a vedere realmente quello che significa. Se uno lo vede a livello embrionale può sembrare anche non bello, però quello sarà il tocca sana per una decina di attività economiche, di famiglie, ma non solo, per tutta l'area portuale sarà insomma un momento di ampio respiro che permetterà di non andare più ad intralciare, come ha spiegato più volte l'amico Mario Ballatore, Viale Marinai d'Italia, bloccando il traffico. Ecco, il lavoro in ambito portuale sarà tutto ben in ambito portuale. Per quel che riguarda la famosa area Remer, no? Il contributo per quello che riguarda l'edilizia popolare, ecco, io credo che anche qui forse possiamo fare, stiamo facendo noi almeno un salto di qualità, guardando dove effettivamente si possano realizzare abitazioni di edilizia popolare. Io, tanto per dire, abito in un ambito che guarda dall'alto, da una posizione più alta, la zona agraria, e in fondo a via Valtiberina c'è un ampio fabbricato che in tutti questi anni, realizzato dall'ERAP, in tutti questi anni ha prodotto 3 supermercati che si sono avvicendati velocemente, aperti e chiusi nel volgere di poco tempo. Ci sono centinaia e centinaia di metri quadri, ma tutto quello stabile sono circa, secondo me, oltre 2000 metri quadri, che non serve a nulla e a nessuno. Ecco, allora, quando dobbiamo parlare di edilizia popolare, io credo che, visto che si parla di non sprecare più il nostro territorio, comunque il territorio nel senso più lato del termine, di guardare quelle che sono veramente le opportunità che questo territorio offre e andare a riconvertire quelle situazioni che io ho vissuto decenni e decenni fa da segretario provinciale della Confesercenti con l'allora amministrazione comunale di centrosinistra, che si vantava di appunto realizzare una unità produttiva
in mezzo a tutte quelle case popolari di quella zona. È stata una bufala clamorosa, un flop totale. Ecco, io credo che noi possiamo fare cosa buona e giusta per andare a riconvertire quell'area così oggi brutalmente inservibile e dare opportunità giustamente a chi è meno abbiente e chi ha più necessità di noi, magari di sfruttarla in un altro momento, in un'altra maniera. Questo è quanto, ecco, io volevo puntualizzare ulteriormente. Certamente il voto del gruppo di Forza Italia è un voto positivo. Grazie. Grazie consigliere Chiodi. Non vedo altre richieste per dichiarazioni di voto, quindi procediamo alla messa a votazione dei punti numero 2, numero 3 e numero 4, iniziando dal punto numero 2, che verifica stato di attuazione dei programmi, approvazione documento unico di programmazione 2022-2024. Invito il consigliere a riprendere la propria postazione. Consigliere Cursi, è fuori? Ah, ok. Quindi procedo con la votazione. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Contrari? 1, 2, 3, 4 e 5. Astenuti? Nessuno. Quindi 20 presenti, 15 favorevoli, 5. Con 15 voti favorevoli e 5 contrari, il Consiglio approva. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 1, 2, 3. Li devo contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lei è più agile di me. Contrari? 1, 2, 3, 4 e 5. Astenuti? Nessuno. Con 15 voti favorevoli e 5 contrari, si approva l'immediata eseguibilità del punto numero 2. Passiamo alla votazione del punto numero 3. Articolo 194,1, lettera A, del decreto legislativo del 18 agosto del 2000, riconoscimento debiti fuori bilancio. Favorevoli? 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 favorevoli. Prego. Come? Non c'è Cursi. E non c'è Antonella. Contrari? 1, 2, 3, 4, 5. Astenuti? Nessuno. 0. Con 15 voti favorevoli, 5 contrari, 0 astenuti, Consiglio approva il punto numero 3. Anche qui passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? L'immediata eseguibilità. 15? Siamo sicuri? Lo do per buono?
responsabilità? Va bene. 15. Contrari? 5. No, ne vedo 4 io veramente. Ecco, 5. Astenuti nessuno. Con 15 voti favorevoli, 5 contrari, si approva a limitare la eseguibilità del punto numero 3. Passiamo all'ultimo punto, che è il punto numero 4 dei punti accorpati del bilancio, articoli 175 e 100. Come? Non lo so, non lo vedo. Articoli 175 e 193 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, assestamento generale di bilancio e controllo della salvaguardia degli equilibri, variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Favorevoli? 15. Contrari? 5. Astenuti nessuno. Con 15 voti favorevoli e 5 contrari, l'assemblea approva il punto numero 4. Immediata eseguibilità, mettiamo al voto. Favorevoli 15, contrari 5, astenuti 0. Anche il punto numero 4 si approva a limitata eseguibilità con 15 voti favorevoli e 5 contrari. Passiamo al punto numero 5 dell'ordine del giorno. Garanzia fiduciaria a favore della SD Unione Rugby San Benedettese per l'assunzione di mutuo destinato a lavori di realizzazione del campo da rugby di proprietà comunale Nelson Mandela, concessione sospensiva per un periodo di 12 mesi. Do la parola all'assessore Troli che ci illustra la delibera. Eccolo qui. Grazie Presidente. Con questa proposta di deliberazione l'ente concede il nulla osta alla richiesta di sospensione del mutuo fatta dall'Associazione Sportiva Unione Rugby per la realizzazione del campo da rugby Nelson Mandela a San Benedetto. Il Comune di San Benedetto infatti ai sensi dell'articolo 207 del TUEL aveva concesso garanzia fideiussoria per l'accensione del mutuo per un massimo di 100.000 euro. A causa delle restrizioni legate alla pandemia che nell'anno 2020 hanno condizionato tutte le attività sportive dell'Associazione Unione Rugby, la stessa, non avendo più introiti e trovandosi in difficoltà come d'altronde tutte le altre associazioni sportive sul suolo nazionale che svolgevano attività, ha chiesto all'istituto di credito che aveva erogato il mutuo la sospensione dello stesso per un totale di 12 rate, quindi per un anno. Contestualmente alla richiesta la banca ha chiesto all'ente un documento ufficiale che garantisca la stessa volontà da parte dell'ente come quella praticamente dell'Unione Rugby. Grazie. Preciso che tale nulla osta non comporterà oneri per le casse comunali. Grazie Assessore Troli. Dichiaro aperta la discussione. Se non ci sono richieste di interventi per discussione, immagino non ci siano necessità di... Prego consigliere, dichiarazione di voto? Allora andiamo per dichiarazione di voto, prego, 3 minuti. Anche meno Presidente. Beh, mi pare che qui insomma si possa essere tutti d'accordo, considerato che il beneficio richiesto spetta per legge quello della sospensione e sicuramente sarebbe inopportuno non dare la possibilità a questa associazione di pagare il debito, viste le difficoltà attuali
Perché in quel caso ci sarebbe effettivamente un rischio del comune che sarebbe chiamato come responsabile solidale, quindi sicuramente anche visto il lavoro che mi pare insomma abbia sempre fatto questa associazione per quel campo, che sicuramente il voto è favorevole. Grazie. Grazie consigliere De Vecchis, prego consigliere Pignotti. Grazie presidente, sì, io mi accodo a ciò che ha detto il consigliere De Vecchis, penso che è una giusta pratica quella che oggi andiamo a votare, perché l'Unione Rugby ha dimostrato negli anni di creare una realtà importante e quindi bisogna dare anche supporto a queste società che giornalmente lavorano per creare, come dicevo prima, un tessuto, per ricreare il tessuto sociale di cui tanto abbiamo bisogno, dovuto anche per il discorso della pandemia da Covid-19. Quindi sicuramente questa delibera trova favorevolmente Forza Italia. Grazie consigliere Pignotti. Se non ci sono altre richieste per dichiarazione di voto, passo subito alla messa a votazione della delibera al punto numero 5, che prevede garanzia fiduciaria a favore della SD Unione Rugby San Benettese per l'assunzione di mutuo destinato a lavori di realizzazione del campo da rugby di proprietà comunale Nelson Mandela. Concessione sospensiva per un periodo di 12 mesi. Favorevoli? Il sindaco qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. 17. Con 17 voti favorevoli, quindi all'unanimità dei presenti, il Consiglio approva il punto numero 5. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli. Anche l'immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità con 17 voti favorevoli. Prima di segretare, presidente, le pongo una questione pregiudiziale, quindi. Ah, c'è la mozione? Ah, chiedo scusa allora. Gli assenti, segretario, sono Cursi, Croci, Girolami, Falco e Capriotti. No, Capriotti però ha votato. Sì, sì. Non hai votato, non c'eri. Ok, passiamo al punto numero 6, mozione a firma dei consiglieri comunali del gruppo consigliari di Forza Italia, Valerio Pignotti, Carmine Chiodi, Stefano Muzzi, Mario Ballatore e Maria Adele Girolami, ad oggetto istituzione del garante della terza età. Do la parola al consigliere Pignotti che procede all'illustrazione della mozione. Prego consigliere. Grazie presidente, sarò velocissimo perché non leggerò la mozione perché la do per letta, però voglio fare un intervento. Dove nasce questa mozione? Innanzitutto a livello nazionale Forza Italia sta proponendo tramite una proposta di legge appunto il garante per la terza età, ma ancora più importante è l'atto che andiamo a votare oggi, a mio avviso, perché
ne istituiamo uno nel comune di San Benedetto del Tronto. Quindi questa mozione tende all'istituzione di questo garante, ma noi abbiamo la possibilità di avere già un esempio, cioè la garante dell'infanzia, l'avvocato Donatella Forlini, che sta facendo un egregio lavoro, sta dando una mano impressionante alle nostre due assessori che saluto, Antonella Baiocchi e Emanuela Carboni, che stanno facendo veramente un lavoro importante, e questo io credo che lo bisogna fare anche con gli anziani, che purtroppo in questa pandemia io credo che sono stati i più vessati, i più diciamo colpiti da questa situazione, perché gli anziani tramite la pandemia sono stati lasciati soli fondamentalmente. Io stesso non ho potuto vedere i miei nonni per 3-4 mesi, quindi è una cosa veramente brutta. Spero veramente che non torni, e io voglio lasciare soltanto, dato che ieri coincidenza è stata la giornata indetta da Papa Francesco per gli anziani, per i nonni e per gli anziani, quindi la giornata mondiale, allora io voglio lasciarvi soltanto alla riflessione chiaramente dell'Assemblea le parole che ha utilizzato ieri Papa Francesco nella sua omelia. Oggi c'è bisogno di una nuova alleanza tra giovani e anziani. C'è bisogno di condividere il tesoro comune della vita, di sognare insieme, di superare i conflitti tra generazioni per preparare il futuro di tutti. Senza questa alleanza di vita, di sogni, di futuro, rischiamo di morire di fame, perché aumentano i legami spezzati, le solitudini, gli egoismi, le forze disgregatrici. Spesso nelle nostre società abbiamo consegnato la vita all'idea che ognuno pensa per sé. Così non è. Quindi io oggi propongo questa mozione al Consiglio Comunale, sperando che venga approvata all'unanimità. Grazie. Grazie consigliere Pignotti. Dichiaro aperta la discussione. Se qualcuno vuole intervenire. Prego, allora un attimino che le faccio portare Filomena. Mi prendi l'altro gelato da dare al coso? All'assessore Carboni? Prego, aspetta che si è acceso e te lo disinfetto. Sì. Grazie Presidente, buonasera a tutti, ringrazio Valerio per questa proposta, tutto il gruppo consigliare di Forza Italia, naturalmente l'amministrazione accoglie favorevolmente questa proposta e si impegna proprio alla nomina di questa figura che sicuramente sarà di supporto a tutto il lavoro che durante questo mandato l'amministrazione ha svolto nei confronti degli anziani, i nostri concittadini più anziani. L'alleanza a cui faceva riferimento il consigliere Pignotti nel discorso del Papa è un'alleanza che questa amministrazione ha sempre proposto attraverso diverse iniziative. Mi preme ricordare per esempio l'istituzione all'interno del Centro Primavera di uno spazio denominato Batti 5, dove prima dell'avvento della pandemia sono state innumerevoli le iniziative che si sono svolte, proprio perché l'amministrazione riconosce l'importanza dello scambio intergenerazionale, l'importanza di che le generazioni dei nonni, dei bambini insieme, quello che può nascere dal connubio della condivisione del tempo insieme. Oppure un'altra iniziativa del genere è proprio la trasformazione che abbiamo effettuato dalle ex ludoteche in centri
polivalenti 0-100, proprio per svolgere in questo caso attività aperte a tutti gli anziani e a tutti i bambini della città, iniziative proprio insieme, l'alleanza di cui prima dicevamo. Altre iniziative che posso ricordare intraprese in questi 5 anni sono i corsi denominati allenamenti, proprio per stimolare la cognitività degli anziani ospiti del Centro Primavera, piuttosto che la memoria non ha età, questo progetto che è tuttora in corso e svolto in collaborazione con il Centro Studi Cognitivi che si trova in Corso Mazzini a San Benedetto, dove l'amministrazione comunale ha messo a disposizione 12 posti per anziani proprio per allenare la memoria, perché, come mi riallaccio al discorso che facevi, con la pandemia gli anziani hanno perso tanto con la mancanza di socializzazione. Quindi poi abbiamo fatto anche, per esempio, anche le pillole in video, dei video proprio sia per stimolare la mente degli anziani, e anche dei laboratori invece per chi non aveva questo problema, dei laboratori aperti proprio agli anziani della città. Potrei dire anche altre cose, però non voglio dilungarmi. L'invito che volevo chiudere è che con il progetto La memoria non ha età ci sono rimasti ancora dei posti disponibili, magari se potete fare da portavoce ancora, pubblicizzare, che chi vuole può aderire perché c'è questa possibilità. Grazie. Grazie Assessore Carboni. Posso? Prego, Assessore Baiocchi. Bene, sì, ho fatto da sola. Valerio, bellissima iniziativa, assolutamente ci trova consoni, e il mio assessorato oramai è risaputo, sta facendo una grande lotta per pari opportunità, per ampliare la tutela delle pari opportunità a tutte le vittime, le donne prima di tutto, ma non solo le donne, perché noi qui da San Benedetto abbiamo, primi in Italia tra virgolette, abbiamo ampliato la questione delle pari opportunità denunciando il fatto che le pari opportunità a livello amministrativo, comunale, provinciale, regionale e statale si dovrebbero occupare di tutelare tutte le categorie di persone che si trovano in una posizione di fragilità. Le donne prima di tutto, ma anche tutte le altre, compresi prevalentemente gli anziani, e oltre che le persone di qualsiasi sesso che si trovano in una situazione. E quindi per gli anziani, come pari opportunità, abbiamo fatto una cabina di regia comunale antiviolenza, nel quale ha sempre presenziato il nostro capostipite della regione, che adesso è andato in pensione purtroppo, ma sarà sicuramente in qualche modo susseguito da qualcuno altrettanto in gamba, il dottor Sfrappini, che è il grandissimo geriatra delle Marche, che, con il quale abbiamo sempre supportato questa categoria di persone che più di altre, o tanto quanto le altre, ha bisogno di essere tutelata perché subisce violenza essendo in una posizione di fragilità. Poi volevo dirvi che vi volevo invitare anche che, per suggellare questa questione delle pari opportunità inclusive di tutte le vittime, che è una questione nuova in qualche modo ha fatto scalpore 5 anni fa, quando ho incluso anche gli uomini come persone che potrebbero aver bisogno di aiuto, noi faremo qui a San Benedetto una panchina in cemento, che sarà la prima panchina d'Italia a tutela di tutte le vittime, le donne. Quindi ci sarà un disegno che raffigura un po' tutti questi simboli, le donne, i minori e anche gli uomini e tutto il resto. E quindi ve lo faremo sapere, volevamo inaugurare il 6 agosto, ma ci prendiamo un po' più calma anche verso la fine di agosto. Grazie. Grazie Assessore Baiocchi.
Prego, consigliere Crescenzi. No, non c'è il... No, molto velocemente, io ti ringrazio Valerio perché l'anno scorso ho presentato io la mozione per il garante dell'infanzia e dell'adolescenza che effettivamente, come tu dici, sta facendo un ottimo lavoro, sta collaborando con gli assessorati, con la Carboni e la Baiocchi, anche con me, abbiamo fatto tantissime iniziative, sta portando avanti dei bei progetti, quindi io ti ringrazio perché effettivamente la terza età è una categoria molto fragile. L'anno scorso abbiamo fatto una bellissima serata in palazzina, come ricordava Antonella Baiocchi, con il dottor Sfrappini, è stata una serata molto partecipata e ha evidenziato proprio effettivamente le criticità di questa categoria di persone che va comunque sostenuta. Quindi ti ringrazio perché effettivamente ce n'era bisogno. Grazie. Grazie consigliere Crescenzi. Prego consigliere Capriotti. Mi oppongo. Grazie. Allora, anche perché mi sembra corretto dare voce anche alla minoranza su questo argomento. E quindi, essendo... essendo forse il più anziano dell'opposizione, quindi mi sento il dovere di dire due parole. Della minoranza sono penso il più anziano, di qua mi frega bombini. Ah, Flavia, vabbè, ma tu non li dimostri. Io invece ce l'ho e li dimostro. Vabbè, dai, mi fa piacere che riusciamo a scherzare anche in un consiglio comunale. Beh, io applaudo a questa iniziativa del partito Forza Italia perché ha messo al centro un problema serio, è un problema serio. Carmine, tu sei più anziano di me, quindi stai zitto. Ha messo al centro un problema serio, cioè perché la nostra società è sempre più anziana e quindi... Pensare a una figura istituzionale che possa focalizzare il tema e promuovere iniziative è anche volontariato, perché penso che all'interno del comune il volontariato degli anziani, oltre che seguire i lavori pubblici, penso che sia molto utile. Sicuramente verrebbero meglio i lavori pubblici, insomma, se li ufficializziamo queste cose. Scusate, era una digressione, però era questo per dire che mi fa piacere tutte le iniziative, no, che ha messo al centro i servizi sociali, sugli anziani eccetera. Ecco, penso che il problema sia importante, la figura molto importante, per cui spero che il prossimo sindaco gli dia l'importanza necessaria. Non dimentichiamoci anche che studi un po' più approfonditi vedono proprio nell'attenzione alla persona il futuro anche del PIL, perché se non, in Italia circa 850.000 sono le badanti che vengono retribuite, cioè persone emigranti che vengono qui a fare assistenza agli anziani. Ecco, per cui ben fatto Valerio, sono contento e voterò con soddisfazione e con entusiasmo questa mozione, grazie. Penso anche la minoranza, poi qualcuno mi... No, grazie. Grazie consigliere Capriotti, prego consigliere Mandrelli. Il problema è reale, no? Io non so, io vivo con una mamma anziana e mi avvio naturalmente verso quell'età e so quante garanzie sono necessarie per tutelare appunto le fragilità laddove ci sono. Non è il mio caso, lei ha una famiglia grande intorno, però
naturalmente so di tanti che invece, soprattutto in questo periodo di pandemia che è stato così terribile per quella categoria oltre che per tutti noi, no? Sarebbe stata necessaria una serie di azioni per avvicinare quantomeno, insomma, ci sono quelli che sono morti soli, come sappiamo, eccetera. Quindi grazie Valerio, faccio mie anche le parole del nostro Papa, io non sono religiosa, come sapete, o meglio, io non sono cattolica, forse religiosa lo sono in realtà, e, ma ogni volta che parla mi colpisce per le cose che dice e che condivido pienamente, quindi grazie. È stato un caso, ma... Sì, sì, ieri l'ho sentito anch'io. Sì. Grazie consigliere Mandrelli, prego consigliere Vecchis. Anche per dichiarazione di voto, così velocizziamo. Un plauso al consigliere propriamente, a tutto il gruppo di Forza Italia. Però volevo fare una riflessione, perché se vogliamo essere incisivi, anche un invito a Valerio, perché sicuramente potrebbe farlo a livello regionale, una riflessione da cui prendevo spunto dalle parole dell'assessore, la riflessione è questa, è che gli anziani hanno spesso problematiche di salute e le violenze più forti che subiscono le subiscono proprio in questi frangenti. E noi in questo territorio, noi abbiamo parlato per anni di ospedale perché era una cosa estremamente visibile, ma siamo allo stesso modo sottodotati di servizi territoriali che per gli anziani e per evitargli la violenza sarebbero importantissimi, visto che no, la regione vuole rivedere il piano sanitario regionale, visto che questo consiglio comunale penso che abbia affermato fortemente, no, tutto quanto dei principi che, no, ripeto, sono forti perché rispecchiano la legge dello Stato, anche su questo sarebbe il caso che insomma vi faceste portatori presso l'ente competente di agire al più presto, visto che al contrario delle altre zone delle Marche, qui anche in questo settore siamo sottodotati rispetto alle altre zone delle Marche e quindi rispetto a quelli che sono gli standard, e quindi si dovrebbe intervenire immediatamente, prima di subito, dove si è sotto quello che insomma è lo standard che la legge ti garantisce, perché ripeto, se vogliamo essere pragmatici, sicuramente tutte le attività messe in atto dall'assessorato il segretario è più evanescente. Allora, mettiamo a votazione il punto numero 6, mozione a firma dei consiglieri comunali del gruppo consiliare di Forza Italia, Valerio Pignotti, Carmine Chiodi, Stefano Musi, Mario Ballatore e Maria Adele Girolami, ad oggetto istituzione del garante della terza età. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Allora, manca Curzi, Falco, Croci, Sanguigni, vabbè che non è proprio arrivato, no no, Gigo c'è, Morganti, Pellei, sì sì, è uno di quelli. Quindi con 19 favorevoli all'unanimità dei presenti il Consiglio approva il punto numero 6, che non ha immediata eseguibilità. A questo punto fa richiesta subito così a... Prego, al punto... Prego, prego, come no? Prego, consigliere De Vecchis. Sì. Microfono, ecco, perfetto. Glielo dico da ex presidente del Consiglio Comunale, insomma. La trasparenza degli atti amministrativi è un principio generale
ancor più la trasparenza dei consigli comunali e la pubblicità dei consigli comunali, tant'è vero che lei dovrebbe, no, si è attivato per la diretta, dovrebbe pubblicizzare, insomma, e via di seguito. Mi pare anche un principio ovvio e scontato, no? Quindi, ora, ripeto, io capisco che in fase di una commissione d'inchiesta, siccome non si sa bene a che cosa ci si trova di fronte, la commissione debba lavorare secretando i lavori anche per una, diciamo, libertà anche dell'interlocutore che ascolta, no? Però poi, visto l'oggetto dell'ordine del giorno odierno e esaminata e letta la relazione che è stata ben scritta dal Presidente della Commissione, no? Immagino è stata votata poi e presa e fatta propria da tutta la Commissione, perché il Presidente, no? Quindi è stata ben scritta da tutta la Commissione, che non ci sia proprio un bel nulla ai sensi del regolamento da secretare, perché il nostro regolamento fa riferimento a 4 cause di possibile secretazione del Consiglio Comunale. Una è quello che io ho detto: se volete politicamente assumervi la responsabilità di non dire, San Benedettesi, quello che è successo in questa che dovrebbe essere una casa trasparente, ve la prendete col voto. Oppure ci deve essere un riferimento ad una legge, e qui non c'è proprio il caso, oppure si dovrebbe parlare di qualità delle persone, ma io nella relazione non ho visto nessun accenno alle qualità delle persone, e penso che in questo consesso, come in qualsiasi punto all'ordine del giorno, nessuno si permette di andare oltre, quindi non c'è ragione di secretare per questo motivo, come non c'è assolutamente nessun rischio di procurare un danno patrimoniale al Comune, anzi il lavoro della Commissione serve proprio a tutelare patrimonialmente il Comune, no? Perché si vanno ad accertare i fatti, ad accertare se ci sono delle responsabilità, e nel caso in cui ci dovesse essere, no, una richiesta di risarcimento per indebito arricchimento, no? E non stiamo a parlare di niente di segreto qui, perché è una cosa strascontata questa, no? A parte che è uscita sulla stampa, ma voglio dire, è ovvio, no? Che se qualcuno ti ha ridato un bene dove c'è un investimento sopra, insomma, l'indebito arricchimento viene, no? Sicuramente il Comune, a seguito del lavoro di questa commissione, avrà semplicemente, no, messo bene in chiaro le cose e si sarà tutelato, perché io immagino che a seguito di questo lavoro, se ci sono state delle leggerezze, no, poi chi di dovere farà le dovute segnalazioni, quindi è una tutela patrimoniale del Comune, no, che si è trovato in questa vicenda indirettamente coinvolto, no? Perché non è che i lavori sono stati fatti sicuramente direttamente. Quindi io non vedo veramente nessuna motivazione che possa dar adito, cioè alla secretazione di questo dibattito, ma per il semplice motivo perché, se no, scusatemi, ma il lavoro di questa commissione a che cosa sarebbe servito? Cioè, se questo dibattito non è per rendere partecipi i cittadini di quello che è avvenuto in questa fase contrattuale, di quella che dovrebbe essere, ripeto, la casa di vetro, la casa della trasparenza, stiamo parlando di atti amministrativi, signori, non è che parliamo di qualità delle persone, parliamo di atti amministrativi, di fatti e cose che sono successe. Non mi pare che non ci sia nessun sconfinamento, no, la Commissione non è che è andata oltre i suoi compiti, non è che c'ha poteri di indagine, e quindi non è che si parla di questioni aventi rilevanza penale o di alcun tipo, cioè non si parla di credo politico o religioso di nessuno, ma che dobbiamo segretare, veramente sarebbe la sconfitta della democrazia, cioè veramente se c'è stato questo parere che è forse prudenziale, che è stato fatto magari sulla base di una valutazione della commissione d'inchiesta, dove sentendo persone esterne uno non si può sapere di fronte a che affermazioni si trova di fronte, ma cioè dire che in questo consiglio comunale ci stanno consiglieri che esprimono giudizi a capocchia o danneggiano patrimonialmente il comune sarebbe offensivo, anche perché non è questo lo spirito della legge. Tutelare il comune è la casa di vetro, esiste una legge, gli atti amministrativi devono essere trasparenti e rispondenti a legge, quindi no,
non c'è nessuna giustificazione proprio, ma io lo dico proprio, cioè, sarebbe veramente offensivo per i cittadini sammettesi che devono essere tenuti all'oscuro del lavoro dei loro rappresentanti che in maniera unitaria hanno fatto luce a delle vicende basate su procedimenti amministrativi, atti e fatti, dove non c'è niente di scabroso, dove non c'è niente di che lede la privacy, no? E cioè, per quale motivo dobbiamo segretare? Cioè, onestamente, sarebbe un nonsense. Poi che facciamo? Andiamo, ma io lo dico, no, noi poi lunedì andiamo in conferenza stampa. Cioè, ma quello mica è un verbale segreto, che ci sta scritto da segretare su quella relazione? Ci sono stati fatti, svolgimenti, acclarazioni sulla base di atti, dati, documenti e testimonianze, ma non mi pare che ci sia proprio nulla da segretare. E sarebbe veramente un dibattito stasera totalmente inutile se venisse segretato. Cioè, il sindaco è pubblico ufficiale, no? Se gli viene consegnata una relazione, allora non c'era nemmeno da discuterla in consiglio, cioè la commissione faceva i rilievi, lo mandava al sindaco, il sindaco se riteneva lo mandava in procura, lo mandava, che ne so, alla Corte dei Conti, di qua o di là. Ma questo è un luogo dove bisogna, no, parlare ai cittadini. E la commissione d'inchiesta è andata a accertare per quello che ha potuto i fatti, no, e le ha in maniera asettica, senza esprimere nessun giudizio, senza, no, li ha riportati su una relazione che è oggetto della discussione di stasera. Stasera all'oggetto della discussione non abbiamo né qualità di persone, no, né danni possibili al patrimonio del comune. Quindi, cioè, veramente sarebbe assurdo, assurdo. No, vedete voi, però vi ripeto, io onestamente, cioè, se voi ve la votate a termini di regolamento, esprimete una volontà politica che non penso sia la vostra, no, perché se no in commissione non si andava a un documento comune, no, quindi non penso che ci sia questa volontà. Quindi le sto dicendo che secondo me questa è lei il dominus, non esiste prefetto, non esiste segretario generale, non esiste nessuno, esiste il suo buonsenso, no? Ma su quello che è il nostro regolamento, che è chiarissimo, è il caso di specie, lo ripeto, noi non andiamo a deliberare sulla qualità di nessuna persona e non andiamo a deliberare nessuna cosa che possa danneggiare patrimonialmente il comune. Veda lei, Presidente. Un attimino. La problematica, io capisco, per carità, questa presentazione che lei ha fatto all'introduzione per la segretazione, la non motivazione alla segretazione, però consigliere Vex, le ricordo che io come Presidente del Consiglio, oltre ad avere delle mie personali valutazioni, che per carità le posso anche esplicare, perché io personalmente non avrei nulla in contrario all'eventuale desecretazione, o solo che io mi devo rifare comunque, come lei ben sa, perché anche lei è fatto il Presidente del Consiglio, mi devo rifare al regolamento, ma mi devo rifare anche all'interpretazione della legge che sta scritta sul regolamento, che fa normalmente il nostro notaio, che è il segretario generale, che sia adesso facente funzione o supplitivo. E allora, va interpretata, perché se lei mi dice che non c'è documento, guardi, le dico subito, mi fa parlare consigliere. Mi fa parlare? Io l'ho interrotta quando ha parlato? Ecco, allora, quando lei mi dice che non ci può essere alcun documento alla trattazione palese o pregiudizievo agli interessi patrimoniali del comune, lei dice e lo esclude. Io, che non faccio certo l'avvocato, per carità, però non la escluderei così a priori, perché per me ci può essere un... No, ma infatti ci può essere
Perché? No, ci può essere. Qual è il rischio? Perché noi mi fa finire a parlare? Allora, consigliere De Vecchis, consigliere De Vecchis, lei ha sto brutto vizio che quando parla lei devono stare tutti zitti, quando parlano gli altri continua a parlare lei, quindi o si mette in testa di rispettare le volontà degli altri o se no sospendiamo. Allora, lei può fare quello che si pare, io le dico ancora. Allora, io le dico che io adesso chiederò una sospensione dai consiglieri comunali che sta per colore della risoluzione. Mi fa parlare? Ma non è che lei vuole la desecretazione perché deve fare teatro allo Stato puro, no? Vuole la desecretazione per andare in diretta a fare teatro? Ecco, allora io adesso chiedo una sospensione del Consiglio e voglio i capigruppo in sala giunta, dopodiché procederemo dopo la sospensione. Se volete, se siete d'accordo per alzata di mano, se no la mettiamo a votazione. Ok, allora sospendiamo il Consiglio e ci vediamo in sala giunta.